Una donna è rimasta ferita la scorsa notte in seguito ad un attacco delle forze russe nella regione di Odessa. I droni hanno danneggiato alcune infrastrutture portuali ed edifici residenziali nelle zone adiacenti il porto di Izmail, hanno fatto sapere il capo dell'amministrazione militare regionale Oleg Kiper e il comando operativo sud. Su 28 droni russi distrutti dalle forze ucraine nella notte, 4 sono stati intercettati nella regione di Mykolaiv e altri 10 nell'area di Odessa. Complessivamente Mosca ha lanciato la scorsa notte 33 droni, secondo l'aeronautica militare ucraina, dalla regione confinante di Belgorod, con obiettivo le infrastrutture portuali che si affacciano sul Danubio all'area di Odessa. In seguito all'attacco della scorsa notte, altre 3 persone, tra cui un bambino, sono morte e altre 2 sono rimaste ferite dopo la caduta dei detriti di un drone abbattuto sopra una casa della regione di Belgorod al confine con l'Ucraina. Putin, dopo l'ordine di arresto internazionale, lascia oggi per la prima volta la Russia, alla volta del Kirghizistan, paese che non ha ratificato lo statuto di Roma che istituisce la Corte Penale Internazionale. Per il vertice dei leader della comunità degli stati indipendenti che raduna alcune ex repubbliche sovietiche.